Cosa sta... Che sta succedendo qua? Ah! Ti ho visto! Salve, salve, signor assistente! Che cosa stavi facendo? Ti ho visto armeggiare con la pozionaia! Stavo facendo un esperimento per lei! Un esperimento per me? Una nuova pozione, magari? Stavi elaborando qualcosa di magico e alchemico? Esatto, ma non volevo rovinarle la sorpresa! Aspetta un attimo! Ma io sento odore di pozioni dell'invisibilità, Fammi dare un'occhiata, aspetta un po', fammi analizzare, fammi assaggiare. Ma sì, queste sono delle pozioni di invisibilità in lavorazione. Che le stavi facendo? Mi ha beccato, professore, volevo fare una pozione dell'invisibilità per diventare invisibile e non fare l'esperimento di oggi, è troppo... Che cosa? Non ci posso credere! Pusillanime di un pusillanime! Di un vergognoso pusillanime! Tu ti sei messo invisibile per evitare di fare l'esperimento di oggi! Oh. Non ci posso credere! Quando ti ho assunto all'alchimia di magia della scuola di Hogwarts, tu eri lo studente più bravo! Dove sei finito? Ti stavi nascondendo di nuovo! Ora nell'angolino piange! Sei sicuro? Guarda che ti tengo d'occhio, pusillanime beffardo! Ma guarda tempo! Sai cosa ti dico? Per darti, per incoraggiarti, perché siccome io sono un professore, ma pur sempre umano, e ti voglio bene, no? Faremo una missione facile! Contento? Oh no, volevo dire... Facile, facilissima, non mi credi? Infatti vabbè, guarda sopra la tua testa, se tu guardi un po' in su, è bravo, proprio là, vedi cosa c'è scritto? Wither, c'è scritto Wither. Non è facile, professore, io ho paura. Ma lo so che hai paura, ma vieni con me che tutto passerà. Stai a te, non scappare, non ti fa nulla. È sedato, questo è un Wither sedato. L'ho addormentato per fare il nostro esperimento. Vedi, guardalo, guardalo da vicino. Accarezzalo, accarezzalo. Ma stai attento, no, non accarezzare certi punti, perché sennò potrebbe risvegliarsi, se gli tocchi certe parti. Quella parte no! Per esempio, quella è pericolosissima. Okay. Se lo tocchi là è tremendo. Però lo puoi guardare qua, nella faccia, guardalo. Il Wither. Potrebbe essere forse la creatura più spaventosa dell'intero Minecraft. Lui è credibile come l'ultimo dei mostri. Il più potente. Sì? Io ho molta paura. Le dispiace se guardo da qui dietro? Vieni fuori da là, forza! No, ti ho detto che ha addormentato, che cosa ti può fare? Lui potrebbe però... risvegliarsi! No, non si risveglierà, non si risveglierà! Ma lui è quello che tutti temono su Minecraft! Quando uno avvia un mondo di Minecraft, il grande terrore! Non è l'Ender Dragon, non è il Silverfish, non è l'Enderman! È proprio lui, il Wither Witheraximus! E noi oggi lo cercheremo di far esplodere con 100.000! TNT! E questa volta, professore, dove ha trovato i fondi per le 100.000 TNT? Questa volta ci ha finanziato il reame dell'Eritrea Albina. E gli ho detto, però che dovevamo creare dei formaggi buoni buoni. E quindi loro non sanno che in realtà è per i miei esperimenti pazzi. Nessuno crede a me, ma io so che un giorno scoprirò qualcosa di bello. Ancora devo decidere che cosa. Probabilmente nulla. Non so come farei con tutti questi finanziatori che non credono in te e sei costretto a entrare nella loro casa di notte del governatore dell'Eritrea Albina e rubare tutto qua, cioè prendere i fondi che ti spettano dal suo comodino di nascosto. E ancora una volta, miei piccoli barduschi della casca, io c'ho la pardule e oggi nelle parde. Che piparolo che fate, professore? Si prodasti? Il pollice in su l'ascardo de 820.000. Professore, 40.000 pollicciaschi in su la scandi, perché poi le molte sfide. Professore, non so cosa di nuovo mi è successo. Mi sono sentito un attimo strano e poi ho iniziato a parlare di cose che non ho capito nemmeno io. Non si preoccupi, lì ho fatto io l'iniezione. Grazie, ora mi sento molto meglio. Stavamo dicendo dell'esperimento con il Witheraski, ovvero? Ah, quello sì che è forte, altro che i poliaschi in su. Ma che sono sti poliaschi in su poi? Mi sa che ho sbagliato siringa. Ma no, sto bene, sto bene, sto bene! Fermo! Ah, ok. Maledetto, tu e le tue dannate siringhe.
Ah, ho fatto solo una domanda, non è che mi devi pungere ogni volta che chiedo qualcosa, eh? Secondo te come andrà a finire questa volta? La volta scorsa, quando abbiamo provato a far esplodere tutti i creeper, abbiamo scoperto che il creeper Maximus si è salvato, sorprendentemente. Ma questa volta, un Wither solo, uno, ok? È poderoso, ok? Tutti lo temono, ok? Io mi sono fatto la pupù nei pantaloni quando ho cercato di catturarlo. Però è solo uno. Riuscirà lui a salvarsi da 100.000 TNT? Professore, i miei calcoli che ho appena fatto in due secondi mi dicono che questo Wither, secondo me, sopravviverà all'esplosione. Ma sei sicuro di averli fatti bene? Hai usato la tua calcolatrice del detersivo? Ebbene sì. E allora fanno schifo quei calcoli. Ma dai, ma ti prendo a cazzottacci. Ma vai da quella parte. Ma vergogna. Non importa, rimarrà un po' di mistero in questa vicenda. Non scopriremo che cosa la scienza ci darà fino al momento in cui l'esplosione boom boom farà. Sono anche un poeta. E adesso andiamo, forza. Non c'è tempo da perdere. Aia. Che uomo poliedrico. Forza, poliedrico. Guarda che ecco, poliedrico è lui perché è un pollo. Poliedrico. Signor Pollo Ermano, lei è pronto a darci l'accesso al teletrasporto per raggiungere la nuova zona? Sì. Mamma mia, quello eri tu che parlavi. No, non fare il verso al Pollo Ermano, sai? No, professore, era il pollo. Ti tiro la pozione di danno, sai? Ma è vero, no, no, non lo Te la lancio, ti è... No! Vergognati! Questo è quello che ti spetta. Vieni qui. Forza, un bagnetto nel teletrasporto ti farà bene. Vai di sotto. Va bene. Andiamo, forza. A dopo, professore. Sì, a dopo, a dopo. Vai, vai, vai. Questo è un pusillanime, signor Pollo. Vado anch'io. Oh, oddio. Ogni volta è un'esperienza briosa. Che fai? Snitex. Assistente. Ma stai vomitando di nuovo? Che schifo sull'esperimento! Ma Snitex! Professore, cavolo. Ma i suoi teletrasporti mi fanno Ma i miei vomitare. Teletrasporti? Ma io non ho mica vomitato! Dobbiamo assumere un'altra impresa di pulizie per colpa tua! Le signore che venivano prima hanno detto che non puliscono più il tuo vomito! Ma cosa ti mangi poi? Hanno detto che hanno trovato una macchinetta Lego! Non ti preoccupare, ti spiego il piano! Allora, vedi sotto di noi? Lì, nascosto in mezzo a tutto questo oceano! Oceano smisurato! Guarda quante bombe! Quante TNT! Soldi. A perdita d'occhio, lo puoi ben dire! Ormai il presidente dell'Eritrea, Albina, è rimasto sul lastrico per colpa mia! Però, in mezzo a tutto questo mare immenso e sconfinato di TNT, si nasconde un piccolo, innocente e morto già praticamente, secondo me, Wither! Perché io penso che lui morirà! Snitex, tu potresti avere i tuoi dubbi, forse, ma io sì, ne sono certo! Io dico che sopravviverà. Perfetto, mi fa piacere che ti schieri una volta tanto pusillanimo. Ma io penso invece che morirà. E quindi si vedrà chi avrà ragione e chi avrà torto. E quello che avrà torto, beh, per il prossimo episodio ci sarà una penitenza per lui. Dovrà esplodere in mezzo alla TNT insieme alla prossima cavia da esperimento, per garantirci perfetta sicurezza nell'esperimento. Il dispositivo di attivazione 1.0. Tirando questa leva, le TNT inizieranno ad esplodere come se fosse Capodanno in Cina. E poi il dispositivo di fuga, che è in versione di test ancora. Diciamo che non ha mai funzionato, ma sono convinto, mio piccolo assistente, che questa volta sarà la volta buona che ci mostrerà che funziona. Non ma sei è di sua invenzione questo dispositivo di fuga? Se questo l'ho comprato all'IKEA, invece. Infatti questo mi sa che funziona. Sì, questo allora funziona. Questo invece l'ho fatto io. Ho usato il cacciavite, quello giocattolo di plastica grosso. Quello è bello perché no, è leggero, gira bene. Sì. Quando io tiro la leva, premiamo subito il pulsante del dispositivo di fuga. D'accordo. Che ci porterà ad avere una visione panoramica mentre staremo in perfetta sicurezza. Sei pronto? Il momento bene. È drammatico. Sono pronto con il pulsante. Ok, il momento è drammatico. TNT a perdita d'occhio. Il Wither sopravviverà oppure no? Solo il tempo potrà dirlo. Meno 3, meno 2, meno 1, ignition! Oh, è andata! Ok, la prima TNT si è attivata, aspettiamo di vedere se funziona. Sì, si è attivata! Premi il pulsante della fuga! Le esplosioni stanno andando! Vedo il Wither in mezzo sommerso dalle bombe. Riesci a vederlo anche tu, mio assistente? Guardalo! Più o meno, prof. Lo so, sei in mezzo alle bombe!
ti sei salvato male, mio piccolo assistente? Dimmi la verità. Sono ancora vivo. Come se? Ok, anch'io, stiamo bene noi, non ti preoccupare. La cosa importante però è che il Wither in questo momento, guardalo, è in mezzo alle bombe, sta continuando ad esplodere, ma sembra che le bombe non gli facciano quasi nulla. Stai riuscendo a vedere, assistente? Sembra che lui resista. Professore, sono in me in mezzo alle esplosioni. Allora fidati di quello che ti dico io. Il Wither sta prendendo un po' di danno, ma non abbastanza da morire a quello che sembra. Perlomeno per ora. Non sembra avere ferite da esplosione intorno a sé, ma continuano ad esserci. Sembra completamente immune, professore. No, non è completamente immune. Babbano, vedi che ogni tanto prende danno. Ogni tanto una bombazza gli fa male. Bisogna vedere se ce ne saranno abbastanza da farlo esplodere oppure no. Snitex, è finita. Eccoti, come stai? Ecco. Mia piccola falena pipistrello. Ok, mi fa piacere vederti, ma quello che è più importante è che l'esperimento è fallito. Il Wither è rimasto vivo. Sembra proprio che la mia calcolatrice dei cereali aveva... Piccolo sudicio, piccolo brutto lurido, piccolo animale, zanzara professore. Delle Galapagos. Mi hai sabotato le TNT, io lo so, per aver ragione nella tua previsione. Mi hai rotto le TNT, non ha subito danno, praticamente niente. 100.000 per Diana, 100.000 TNT, mica pasta e ceci. E non lo hanno ucciso. Buone. Eh sì, però non sono quello, sono TNT. E non lo hanno ucciso, è rimasto qua. Che tu hai ragione, Dio torto. Quello sempre. Che hai detto? Ti distruggo, sai, ti massacro. Torna subito qua, no, piccolo mostro. Lo sapevo, maledetto Caino. No, Caino, no, vieni qua. Vieni subito qua, ti odio a morte.